Continuiamo il modulo 2, il secondo capitoletto, che è un po' quello più importante. Già lo accennavamo l'altra volta, le due cose più importanti di questo modulo sono sicuramente la navigazione in internet e poi il programma di posta elettronica, insomma, che andremo a vedere subito dopo. Quindi concetti di sicurezza per la navigazione, ma in realtà inizieremo a vedere. Scusate, già l'abbiamo iniziata a vedere sta parte. Vado veloce, quindi già sto in un altro video per arrivare alla navigazione di cui vi stavo accennando. Quindi la navigazione sul web la vediamo anche noi con Internet Explorer. È vero che è un programma ormai dismesso da Microsoft perché è sostituito da Microsoft Edge, però sicuramente le funzioni che vediamo, anzi in Edge più volte ho avuto modo di dire, hanno modificato qualcosa, quindi alcune cose non sono più, cioè c'è qualcosina di meno a mio avviso, no? Può darsi che mi sbagli, tipo la barra degli strumenti o la barra, no, quelle dei preferiti credo ci sia, insomma, però le cose che vediamo qui in Internet Explorer, paradossalmente, seppur essendo questa come fosse una versione precedente, no? Se vogliamo di Edge, ha più cose, almeno visibilmente, sicuramente quello ne avrà altre che insomma comunque non, diciamo sinceramente non ci interessano per un semplice motivo, perché già in questo vediamo un po' tutte le funzioni veramente principali che, e non ultime quelle che sono appunto messe nel syllabus d'esame. Andiamo a aprire Internet Explorer. Internet Explorer più o meno si diciamo, presenta così. Noi già l'altra volta abbiamo iniziato a vedere qualcosa, ricordate, col tasto destro, barra dei menu, dei preferiti e dei comandi, insomma, li abbiamo aggiunti noi, anche la barra di stato in realtà. Come avviene la navigazione? Intanto stanno alcune cose importanti che abbiamo, se vi ricordate, iniziato a vedere il menu file. Nel menu modifica, veramente qui è il classico menu modifica dei software della Microsoft, ma non solo loro, cioè il copia e incolla, taglia e incolla, perché anche qui si può fare un copia e incolla, un taglia e incolla, beh, taglia non direi perché non è che possiamo spostare cose dal sito, possiamo copiare, ma non, tranne che non siamo noi quelli che stiano generando la pagina, la stiamo modificando, non certo con Internet Explorer. Quindi il taglia è un attimino inutile, superfluo in questo contesto. Il copia sì, che potrei trovare un pezzo di internet, scusate, un pezzo di quella pagina che mi interessa, immaginate un testo solitamente, anche in immagine, e potrei volerla copiare, semmai per incollarla poi in un documento Word, per esempio, anche se credo di aver fatto vedere, ma lo vedremo quando faremo il prossimo modulo, il modulo 3. Diciamo, non è che convenga farlo direttamente, nel senso che nel fare il copia, lui copia anche la formattazione di quella pagina, quindi un po' come è stata strutturata. Invece, facendo un copia e incolla in blocco note, andrà ad incollare solo il testo, poi dal blocco note si rifà un copia e incolla in Word e abbiamo il testo puro senza formattazione. Vabbè, a parte queste cose, nel visualizza già avevamo iniziato a vedere, un po' c'erano queste impostazioni che chiaramente notate, se non sta visualizzato il menu, insomma, non riesco ovviamente a fare da qui, vedete che il menu è sparito, come cavolo faccio da lì almeno? Quindi devo farlo riapparire prima in questo. Alcuni pulsanti, allora, quella che vedete qua sopra è la barra di indirizzo, no? HTTPS, vi ricordate, vedemmo l'altra volta quella suffisso, sta per sicurezza, security, insomma, sono dei siti, come dire, sicuri. Poi inizia il doppio, diciamo, slash capovolto, quello sopra il 7, www.google.it, quindi la barra di indirizzo, che chiaramente è una barra in cui potremmo anche noi digitare qualcosa. Vabbè, cerca, questo qua dice rapporto sulla sicurezza, ma lasciamo perdere perché non ci interessa. Invece l'aggiorna, cioè a che serve? Se io sto su una pagina, chiaramente fatemene aprire qualcuno, Alessandro,
Manzoni, scusate se uso già il motore di ricerca, ma insomma, ecco, Wikipedia. L'aggiorna, che cosa fa? Vedete, va proprio a ricaricare la pagina, perché se nel frattempo qualcuno è andato a copiare, ad aggiornare, appunto, cioè a modificare leggermente pure qualche cosa o totalmente, insomma, indifferente questa pagina, noi stando già da prima sulla pagina aperta potremmo vederne, come dire, la versione precedente, ok? Invece con l'aggiorna siamo sempre certi di vedere quella che al momento, in quel momento è, diciamo, pubblicata. Quindi ricordatevi il simbolo del riciclo, pure perché vedete, anche queste sono classiche domande d'esame, cioè potremmo avere una domanda d'esame sul tuo modulo in cui dice, vi dice di aggiornare la pagina, quindi basterà semplicemente cliccare su quella icona. Poi notate che un po' tutti oramai Chrome, Mozilla, ecco perché dicevo quello che vediamo in Internet Explorer, cambiano leggermente le cose. Per esempio, quelli chiama preferiti in Mozilla li chiama segnalibro, va bene, cose che vedremo tra poco, ma insomma sono veramente dettagli irrilevanti. Dicevo, è organizzata a schede, nel senso che se io volessi aprire una nuova pagina a questo punto, è ovvio che potrei digitare qui e vado in una, quindi ho sempre questa scheda. Però se invece volessi tenere questa scheda aperta, ma aprirne un'altra, vedete la paginetta con la stellina in alto a destra? Significa nuova scheda. Quindi vedete che succede? Vado qui, giustamente lui mi mette la nuova scheda. Ok? Chiaramente, insomma, da qui vedete, siamo entrati in un altro motore di ricerca, quello di Bing, ce l'ha detto lui stesso. Oppure nella nuova scheda potrei cliccare su Home, cioè per dire, torna alla pagina principale. Tra un attimo vedremo come. Ah, che è sempre la stessa, niente, vabbè, perché non l'ho modificato l'altra volta. Pensavo di andare in Google. Va bene, quindi questo. Quindi è fatto in varie schede. Chiaramente potrei in ogni momento prendere una di queste schede o, insomma, un po', chiaramente se chiudo e chiuderle, se chiudo l'ultima scheda, cioè, o meglio, l'unica rimasta aperta, è evidente che vado a chiudere il software. Va bene, infatti si è chiuso, ok? Perché giustamente non lui dice se tu mi chiudi l'unica scheda aperta, significa che vuoi uscire da qui. Andiamo a vedere come fare alcune impostazioni, appunto. Andiamo su strumenti, cioè opzioni internet. Anche qui cambiano poi se volete, vi faccio vedere quella di Chrome, perché non è che poi, ripeto, la sostanza va, è assolutamente la stessa, cambiano, come dire, un po' le cose a cercare. Vedete com'era qui? Per creare le schede alla pagina iniziale, digitare ciascun indirizzo su una riga. Eh sì, perché qui, vedete, io potrei cancellare questo, scrivere google.it, fare invio e scrivere tiscali.it. Sapete che succederebbe così? Che lui ad ogni avvio mi aprirebbe quelle due schede. Cosa assolutamente non così assurda, perché se quando utilizzo il computer, praticamente su quei due siti ci vado sempre, potrei veramente dire aprimili tutte e due insieme. Ok? Certo, non è una cosa proprio normale, diciamo usuale, però assolutamente leggibile. Vediamo se funziona. Quando lo riapriamo, va bene? Vedete? Fatemi chiudere, qua ho iniziato a trovare i cookie, cioè i pezzi di biscotto che lui lascia per accelerare poi il futuro accesso. Vedete? Google, ho capito perché l'ha messa così piccolina. E Tiscali, ok? Quindi ha messo quelle due schede che avevamo detto. Chiaramente nulla toglie che io possa chiudere una delle due, ma non richiudo l'altra, se no chiaramente richiuderebbe richiuderebbe tutto. Va bene? Quindi posso far aprire una o più schede. Fatemi lasciare solo. Ah, ecco perché ho messo Google. Non so che cavolo ha aperto. Google.it, ho digitato.
Oppure c'è un altro modo che pretende di fare. Vedete, io potrei adesso, scusate se faccio un po' di cosa, metto Tiscali.it. Vediamo se funziona. Oppure clicco la home e va su Tiscali. Va bene? Poi apro un'altra pagina, però voglio dire, apro io Google. Eccolo qua. Quindi adesso l'ho aperta perché l'ho digitata. Se vado in strumenti opzioni, potrei dire pagina corrente. Capito? Cioè, come a dire, tu mi devi mettere, chiaramente lui l'ha aggiunta e non ha tolto Tisca. Perché se avessi voluto togliere Tisca, l'avrei dovuto fare così. Cioè, lui la pagina che in quel momento sta aperta, me la mette come predefinita. Oppure. Vabbè, pagina predefinita, come dire, torna a quella che mi hai messo tu, o usa una nuova scheda. Praticamente, quando se cliccassi adesso lì, praticamente ogni volta che entro su Internet Explorer, sul browser, mi aprirebbe una scheda vuota, praticamente. Ok? Nell'avvio, vedete, posso dirgli se avviare con una pagina iniziale o dall'ultima sessione. Cioè, se io l'ultima volta ho aperto Tiscali, scusate se faccio sempre questo esempio, ma giusto per darvi un'idea, lui la volta successiva, quindi se metto il pallino qui, mi riaprirebbe da quell'ultimo sito aperto. Va bene? Quindi questo è quello che è. Al momento di uscire, elimina la cronologia. E questa è una cosa che potremmo voler fare, sapete quando? Quando il computer che stiamo usando non è in uso, anzi, non solo il computer, proprio l'utente che stiamo usando non è in uso solo a noi, va bene? E quindi, come dire, io non voglio far vedere le navigazioni che ho avuto, perché la cronologia, quello è, no? Ci dice giorno per giorno e rimane per settimane, pure mesi, tutti i siti, diciamo, visitati, ok? Oppure, vedete, nelle impostazioni. Potete dire di, per esempio, ricevere versioni più recenti delle pagine memorizzate automaticamente, ovviamente, o all'avvio di Internet Explorer, cioè quando viene aperta sta cosa, oppure mai. Cioè, in questo caso, lui nel riaprire una pagina già visitata mi fa vedere quella così com'era. Ok? Poi, se volessi vederla aggiornata, dovremmo fare quella aggiorna di cui parlavamo. Ok? Quindi qua lasciamo perdere. Poi, tanto che ci troviamo pure, vediamo un po' gli altri cosi. Oh, la differenza tra ok ed applica, dovunque esso capiti. L'ok conferma le scelte appena fatte e chiude la finestra. L'applica conferma le scelte appena fatte, ma rimane qua dentro. Ok? Invece, se voglio non prendere dire far confermare queste scelte o con la X ovviamente o con annulla. Ok? Vedete, se faccio applica il pulsante si disattiva, però di fatti, come dire, mo voglio continuare a vedere altre cose. Ok? Cose che appunto andiamo a fare. Andiamo in sicurezza. Qui c'erano, vedete, quando navighiamo in internet o se stiamo nella intranet locale oppure queste altre cose sui siti che noi gli diciamo essere attendibili. O i siti che hanno delle restrizioni. Su internet, vedete, possiamo impostare, come dire, un livello di sicurezza. Qui al momento c'è uno medio-alta. Beh, che succede? Che se io l'abbasso, vedete, più di così non mi fa andare, a media, è chiaro che è come se gli avessi detto, insomma, non ti stare lì a preoccupare più di tanto di, insomma, ho abbassato un po' le difese per capirci, ok? Dei siti che vado a vedere o senza che mi dai tutti questi avvisi perché tanto voglio entrarci. Invece al contrario, mettere alta, lui ad ogni sito che andiamo lì ci avviserebbe: guarda che questo ti sta, per esempio, ti vuole far caricare i cookie, accetti sì o no? Oppure c'è un ipotetico malware che ne sa, insomma, ma giusto per fare un esempio, insomma, ci dà sicuro aumentiamo il livello di allerta, per così dire. Beh, mettere uno dice, vabbè, scusa, mettiamolo sempre, no? Perché, beh, vi assicuro che mettere un livello di sicurezza alto significa veramente
avere rogne in quel browser ogni 3 minuti, insomma, veramente che sì, sono sicuro, ma non mi fa lavorare più e madonna mia, è meglio prendersi un virus che non interrompersi ogni 3 secondi per un messaggio che mi arriva, capite? Quindi, con questo livello intermedio, commisuriamo un livello di protezione, insomma, quindi di quando navighiamo in internet o anche appunto, poi vedremo tra un attimo nella intranet locale, commisuriamo con la possibilità che se ogni tanto mi esce un avviso, che se mi esce un avviso ogni 20 minuti, insomma, va bene, ma se mi esce ogni minuto, ogni 2 minuti diventa veramente molto fastidioso per chi sta lì a lavorare per giornate, quindi è proprio tempo perso, insomma. Bene, quindi, cioè, semmai cercherò di mettere un buon antivirus, un buon firewall, però non con tutte queste richieste continue di sicuro che vuoi caricare a sta pagina, ma poi anche vado in una sottopagina di questo sito me la richiede, insomma, sarebbe fastidiosissimo. Nella intranet possiamo anche qui, insomma, come dire, la intranet, vi ricordate, è un po', come dire, sono le aree riservate dei siti, no? Anche qui possiamo dare un livello di protezione, insomma, come dire, vedete, livello personalizzato, insomma, vediamo un po' che ci esce. E per ognuna di queste cose, vedete, diciamo se attiva, disattiva o di chiedere conferma, un po' le cose che dicevo prima. Cioè, ad ogni caricamento di, che ne so, un browser XAML, che non so manco che cos'è, sinceramente, o insomma di controlli ActiveX o di .NET, quello che sia, cioè potremmo impostare se dice, entra automaticamente o me lo chiede. Insomma, è chiaro che insomma, in alcune situazioni converrà impostare qualcosa di questo, ma normalmente ci affidiamo già alle impostazioni standard che ci diciamo che utilizziamo, che già imposta il browser. I siti attendibili, vedete, quando vado a cliccare siti, posso qui aggiungere, lui mo chiaramente mi sta proponendo google.it perché è un sito che ho appena visitato. Vedete, se faccio aggiungi, cioè d'ora in poi, chiaramente questo lo direi senza farlo. Però immaginate che un sito che lui non sa se è attendibile o meno, potremmo dirglielo noi. Perché? Perché semmai il sito in cui stiamo facendo formazione, quindi non è il sito di qualche hacker che ci siamo imbattuti. Ok? Come al contrario possiamo dire siti con restrizioni, ok? Aree, siti web potenzialmente pericolosi. Cioè, se mi capita un sito web che ho visto e semmai proprio perché quel computer non lo uso solo io, perché potrei dire non ci vado più, è finita la storia, ma lo usano altre persone, potrei prendere il link di quel sito e metterlo qui, quindi nella una bad list, insomma, per capirci, la lista dei cattivi, no? Come fanno gli americani per chi gli fa le guerre contro. E quindi, insomma, mettere un po' di sta roba. Vediamo quali altre schede, privacy. Hai visto il blocco pop-up? Beh, io pure in Moodle utilizzo molto i pop-up. Nel senso, il pop-up è una finestra che si apre solitamente più piccola della finestra principale, ma può essere pure a tutto schermo, sia chiaro. Dove si apre qualcosa. Esempio, metto un modello da compilare. O metto che uno lo apre direttamente, quindi come o che forza il download, o che non lo apre in una finestra di pop-up, cioè come dire, rimane aperta la finestra sotto, ma si apre questa finestrella. Beh, se attivo il blocco dei pop-up, quante volte entrate in un sito vi dice ricordatevi di disattivare il blocco pop-up, perché come dire, guardate che qua nel nostro sito sta pieno di sti pop-up e bloccarli significa che clicchi là e ti sembra che non succeda nulla, ma in realtà lui prova ad aprirlo, vede che è una finestra di pop-up e quindi la blocca. Ok? Quindi se volete, vedete di default è bloccata e quindi dovremmo noi spuntare. Vabbè, qui non ho interesse di cambiare la cosa. Contenuto non ce ne frega nulla, vediamo qua connessioni, niente. Programmi,
niente, avanzate, niente. Vabbè, to fatemi tornare solo in generale, perché volevo far vedere dove cancellare, però, perché non lo riesco a vedere da qui, cancellare i cookie, sta roba qui. Dovrebbe stare, no, non contenuto neanche c'è. Vabbè, poi se lo ritrovo faccio vedere. Ok, quindi questo è un po' come si presenta la finestra di impostazioni di Internet Explorer. Per completezza andiamo a vedere quella di Chrome. Allora, dove si va? Quindi l'ho già aperto prima il browser. In Chrome è sparito il menu dei comandi. File, modifica non esiste. Quindi anche se vado qua con il tasto destro, partendo, non voglio personalizzare, non posso mettere questa cosa. Quindi i tre pallini, questo qui vedete vicino a Staci, impostazioni. Vediamo che riusciamo a vedere. Vabbè, tu e Google, sembra, capito, una storia d'amore. Compilazione automatica, vediamo un po'. Controllo privacy. Browser predefinito, intanto vedete se è all'avvio, eccolo qua, qua volevo cercare. Che cosa deve aprire? Continua dal punto in cui ci eravamo interrotti, oppure apre una nuova pagina specifica. Qua già sta messo Google, oppure posso mettere come prima www.tiscali.it. È chiaro che Chrome, a differenza di Internet Explorer, anzi in analogia se vogliamo, che ha portato una loro pagina, Chrome, siccome è fatta da Google, ha solitamente come pagina iniziale appunto Google. Tenendo questa qui, la potrei, vedete, rimuovere, ok? Perché se no le aprirebbe tutte e due. Vediamo qualche cosa. Compilazione automatica, vediamo un po' questo discorso password. Chiedi di salvare le password. Avete visto quando nei siti web no, vi dice se salvare o meno? Per dire, se è un computer, una postazione che usano in più, potremmo proprio disattivarla sta cosa. Dice, è inutile che mi chiedi ogni volta e poi qualcuno che neanche legge il messaggio che preme l'ok e sta salvando una pagina. E quindi, come vi ho accennato una volta, vado nel laboratorio e trovo sulle postazioni studenti, diciamo, credenziali Gmail salvate lì alla mercé di chiunque. Ok, quindi insomma bisogna stare attenti un po' da stessi. Vabbè, qua nell'elenco iniziano le password che io ho salvato dei vari siti, che non vi voglio ovviamente far vedere. Vediamo il controllo di sicurezza. Cancella i dati di navigazione o i cookie. Beh, cancella i dati di navigazione è quella cronologia, pure un po', vedete, i cookie e la cronologia che abbiamo visto prima. Quindi se lo andassi a fare, cosa che non ho nessuna intenzione, vedete, cancella dati, lui mi andrebbe a togliere tutto, va bene? Però perché non lo voglio fare? Perché i cookie, è vero che lì possono nascondersi dei virus, però poi agevolano molto l'accesso al computer, diciamo, a quella pagina, perché proprio lasciano già delle tracce di quel sito, quindi un accesso successivo è sempre più veloce. Va bene? Ho i dati di navigazione, perché dovrei farlo? Se il computer lo uso solo io e tutto sommato non ho nulla da nascondere, non vi pare? Invece è chiaro che se quel computer, quell'utenza è usata da più persone, potrei voler dire no, mo li voglio cancellare. Va bene, quindi insomma, così questo tipo. Vediamo un po', quindi questa era privacy e sicurezza. Vabbè, aspetto, qua posso cambiare i temi, tipo anche i colori, per capire. Il motore di ricerca, beh, chiaramente qui che dice Google Chrome è il tuo browser predefinito. Nei motori di ricerca vedete c'è Google, ma vediamo se me ne fa aggiungere. Ah, li propone pure gli altri. Vediamo un po', potrei dire imposta come predefinito, cioè come dire vai a usare Yahoo o Bing o qualcun altro. Questi sinceramente non li avevo mai visti, è così la prima volta che lo leggo. Invece quello utilizzato ovviamente insomma è questo, però giustamente chi ha fatto Google Chrome, malgrado sia Google stesso, però ha voluto dare un certo spazio di libertà, cioè come dire, sì, pure che il browser l'abbiamo creato noi, però se vuoi personalizzarlo perché utilizzi già Yahoo, tranquillamente continua a usare quello come motore di ricerca.
Chiaramente questa è una scelta non di democrazia, ma di opportunità, nel senso che dice, più il software è identico agli altri nelle potenzialità e più verrà usato, più poni restrizioni e meno verrà usato. Qua l'avevamo già visto, insomma, quindi in grandi linee un po' queste le cose. Va bene, quindi torniamo al nostro Internet Explorer. Mozilla è pure molto molto simile. Qua mi è andato nella pagina di Discovery, giustamente, perché l'avevamo messo come predefinito. I preferiti, invece, beh, cerchiamo che cosa. I promessi sposi, bellissimo, proprio questo. Eh sì, perché questo l'avrò usato per fare una cosa del genere. Però non vado su. Andiamo su un altro sito. Diciamo che ho finito. Vedete, mostra tutto il contenuto, qua ci avvisa. Vedete, queste comunque già nel. Oppure dice quali rischi si corrono, insomma, vabbè, mettiamo a X, tanto non ce ne frega nulla. Qua poi che cosa ci ha invece avvisa? La politica sui cookie, ricordamelo più tardi o accetto. Chiaramente, se metto accetto, significa che me li. Cioè, oramai pensiamo, queste cose sono ineluttabili. Qualunque sito andiamo a visitare, ci esce sta roba. Dicevo, immaginiamo invece che. O potrei fare, vi ricordate quello che accennavo prima, un copia e incolla di qualcosa, quindi da qui modifica, copia, infatti il taglia ovviamente è disattivato, non ho capito perché ce l'hanno ficcato lì in mezzo, o con il tasto destro, va bene? Addirittura qui c'è Bing, per esempio c'è la traduzione, eh? Vediamo se lo traduce. Eccolo qua. Non so se l'avete mai usata sta cosa, insomma, molto carina. C'è da dire che Google Chrome fa la traduzione di un sito in automatico. Cioè appena trova un sito, chiaramente in automatico aggiungo da un'altra lingua all'italiano. Oppure c'è un traduttore simultaneo tipo questo. Dicevo, immaginiamo che questa sia una pagina che mi interessa. Semmai non l'ho trovata così agevolmente come abbiamo fatto noi, no? Ma dopo varie ricerche. Che possiamo fare? Potremmo dire mettiamola tra i preferiti, ok? Nei preferiti come si fa? Quindi si clicca preferiti, poi vi faccio vedere pure in Chrome come si fa, giusto per completezza. Cioè aggiunge i preferiti. Come lo devo chiamare? Lui prende il titolo della pagina, e qua a volte il titolo può essere una cosa lunghissima, insomma, quindi potete tranquillamente mettere un titolo che vi pare a voi. Poi crea in preferiti, ok? O nella barra dei preferiti, quindi qua dentro, oppure addirittura una nuova cartella. Cioè potrei organizzare i preferiti con una struttura cartelle sotto cartelle. Ok? Facciamo aggiungi. Infatti, vedete, adesso tra i preferiti non solo c'è quello che già ha messo lui, ma appare pure i promessi sposi. Ok? Invece vogliamo fare aggiungi i preferiti. Barra dei preferiti, eccolo qui, i promessi sposi, è apparso in un secondo perché è sparito. Eccolo, appare qui sotto. Chiaramente stesso ragionamento, dice inoltre che tengo sto titolo tutto lungo, posso fare rinomina e metto semmai così. Ok? Tutto. Pure perché insomma lo spazio fisico qua non è illimitato, quindi dopo 4-5 che ho messo nella barra dei preferiti avrei lo spazio pieno. Ok? Quindi per aggiungere basta fare aggiungi e poi li trovo qui. Lì quello che ci proponeva crea una cartella e per creare una cartella tipo qui, cioè potrei per esempio mettere scuola e lì ci vado a ficcare tutti i preferiti attinendo alla scuola, che ne so, calcio, sport e via dicendo. Va bene, vediamo un po' le altre cose, mo almeno del browser. Ah, vi dicevo come fare sta cosa in Chrome. Allora, vedete, questo è il mio Google Chrome, ma a parte le finestre aperte, ma notate nella barra dei preferiti già ho tutta sta roba qui. Va bene? Quindi diciamo che, vabbè, Amazon era la prima volta che stavo su Amazon. Ok? Che avrei potuto fare? Vedete? Andare sempre sui tre pallini, preferiti, e qui mi chiede, aggiungi questa scheda ai preferiti, aggiungi tutte le schede ai preferiti. Va bene? E quindi, vabbè, mo non clicco, però perché apparirebbe, diciamo,
qui, insomma, anzi, qua vedete, non ci entrano tutti e inizia a mettermi la doppia freccia, come dire, guarda che là non sono tutti qua. Va bene, quindi si fa da qui. Quindi preferiti, aggiungi questa scheda di preferiti. Ok? Mentre stiamo caricando una pagina, questa è una cosa, insomma, un attimino vecchiotta, no? Cioè, perché mentre capitava che una pagina per essere caricata potevano volerci anche 10 secondi. Se volevo rinunciare, avete visto quel pulsante? Mo' ve lo faccio vedere, ma difficilmente riusciremo a cogliere sta cosa. Vedete il pulsante? Si è visto per qualche istante. Vedete quando faccio aggiorna? Notate che diventa X, ok? Quella X, come a dire, basta, rinuncia. Mo' è talmente veloce il caricamento di una pagina, perché fortunatamente abbiamo, insomma, una linea internet a fibra ottica, e quindi che è velocissima, che fra tanto che prendi il mouse e ti avvicino là, già l'ha caricata. Voi se immaginate quando prima a me è capitato di navigare in questo modo, che ci poteva volere 10, 20 secondi, ma pure 30 per caricare una pagina. Insomma, mentre stava lì a caricare, uno riflette e dice: ma mi serve proprio sta cosa? Ma fammi rinunciare, non ne vado da qualche altra parte. Che veramente aspettavi un tempo, diciamo, che poi mangiate 30 secondi per ogni pagina caricata. Uno che sta cercando del materiale, cioè in 3 ore che cerco cose. Ho speso alla fine veramente mezz'ora, 40 minuti solo di attesa di caricamento pagine, capite? Quindi non era una cosa così assurda interrompere con la X. Adesso, insomma, che ci mette 1, 2 secondi, 3 secondi, proprio a esagerare, a caricare una pagina, con la X chiaramente non serve a molto. Però sta lì, avete visto, vicino all'aggiornamento, quindi aggiornare pagina, attivare un collegamento ipertestuale. Vabbè, attivare, qui il termine forse inganna un po', significa cliccare su qualcosa. Andiamolo a vedere. Abbiamo aperto, vediamo se c'è qualche collegamento ipertestuale. Eccolo qua, sta pieno i vari capitoli. Per esempio, capitolo terzo. Vado lì e mi porto al capitolo terzo. Quello che abbiamo appena fatto è usare un collegamento ipertestuale, ma pure vedete, ce ne accorgiamo quali sono le parole calde, dicono gli inglesi, le hot word, quelle in cui hanno un altro colore, poi quando ci passiamo sopra diventa manina, no? Se voglio vedere Renzo, evidentemente hanno fatto, vedete, una pagina solo sul personaggio di Renzo. Quindi, ma questo, se vi ricordate, lo dicemmo un po' all'inizio di questo modulo 2, cioè che di quando parlammo delle pagine ipertestuali, cioè internet sì, può essere, ci può stare pure una pagina web che è statica, ma insomma veramente raramente mi è capitato, perché fosse pure un articolo scientifico, no, dove sta riportato, da qualche parte c'è sempre il richiamo ad altro, ok? Quindi non il collegamento a un'altra pagina che addirittura potrebbe essere o dello stesso sito o di un altro sito. La gestione delle schede pure l'abbiamo vista, i pulsanti di navigazione pure. Ah, la freccetta, vi ricordate, ne parlammo l'altra volta, per tornare indietro. Cioè, quando mi trovo in un determinato sito, quando clicco sulla freccia indietro, torna alla pagina precedente o, se era un altro sito, al sito. Poi vediamo che c'è, i cookie, cronologie, ne abbiamo parlato, visto pure come, in sicurezza, vediamo un po' se lo ritrovo, che prima non l'ho ritrovato. Quindi strumenti, sicurezza. Allora, applicazioni, sicurezza, però ho visto questo, mi sembra che stia qui. Scusate, forse leggo male io. Elimina cronologia e esplorazione. Non mi sembra che sia questo il percorso. Va bene, comunque, insomma, che non mi ricordo se stava in generale. Vediamo qua, elimina. Ah, eccoli qua. Quindi, scusate, torno indietro. Quindi,
strumenti generale elimina, appare questa schermata. Vedete dove dice che cosa vuoi eliminare. Chiaramente se mettiamo tutto, cioè alcune cose stanno già spuntate, oppure vedete la cronologia dei download, addirittura i dati dei moduli. I dati di modulo sapete quali sono? Adesso quando io compilo cognome e ci scrivo Troiano, nome Gerardo, data di nascita, praticamente quando lui è come se li salvasse, cioè quando ritrova in un altro sito il dato cognome, quando clicco lì dentro potrebbe propormi il mio cognome. Capito? Può essere utile questa cosa. Oppure immaginate codice fiscale, per chi non lo ricorda ed è sbagliato non ricordarlo. E quindi se l'ha compilato una volta ed è stato invece salvata, perché se vado invece adesso a mettere, quindi a spuntare anche dati moduli, vado a cancellare tutto. Oppure le password salvate nei siti, ok? Potrei, diciamo, eliminarle, ok? Quindi, insomma, facendo sta cosa, elimina adesso, sì, che abbiamo posto pure farlo, tanto che esplode, non c'ho nulla. Va bene, elimina e lui mi andrà a cancellare tutta sta roba. Quindi se c'erano dei dati di navigazione, qualcosa. Ok, quindi non è come dice qui, perché lui dice strumenti, sicurezza, elimina cronologia, esplorazione, invece bisogna andare in generale, che in sicurezza non c'è nulla, vedete? Vabbè, un piccolo va bene. Andiamo avanti, la compilazione dei moduli, esattamente quello che dicevo, va bene? Vabbè, quando compilo qua, insomma, quello che è, ma lui li va a salvare. Va bene, altre cose qua pure l'avevamo viste, la traduzione pure l'abbiamo fatto con Bing, no? Quindi uno va col tasto che ricordate, che è semplice, insomma. Cioè seleziono, scusate un po', seleziono quello che voglio far tradurre, tasto destro, traduci con Bing. E lui, diciamo, c'è un traduttore, veramente pochissimo, vedete, rimette la traduzione a fianco, chiaramente non è che c'è da fidarsi totalmente, però insomma sicuramente al posto di nulla può essere insomma, utile anche questo. Questo l'abbiamo visto, l'impostazione della home page, di come cambiarla, anzi vi ricordate di come mettere più cose, i pop-up, pure il fatto lì attiva pop-up, quindi queste tutte cose che abbiamo esplorato prima, il blocco, ok, va bene, ah, questa è una cosa che insomma, può interessare, vi dico quali possono essere gli inerenti motivi. In private browsing, cioè la navigazione anonima, e questo devo dire ce l'hanno un po' tutti, poi vi faccio vedere pure gli altri. Se andate, però devo ritrovarlo qui perché da tanto che non lo faccio, almeno da Internet Explorer, vediamo un po'. Strumenti, eccolo qua. Cioè, che significa? Vedete, quando vado a cliccare, lui è come se andasse a, come dire, ad attivare, va bene, una pagina, vedete, è attivato. Quindi vado qui e digito un sito dove non voglio essere in qualche maniera tracciato. Ok? Noi, vi ricordate, ne abbiamo parlato l'altra volta dell'indirizzo IP. Mentre navighiamo, ci è appiccicato addosso il nostro cognome e nome praticamente. Cioè, è come se andassimo in giro per strada e ci abbiamo un cartellino sul petto dove sta scritto nome e cognome. Invece, noi vogliamo essere anonimi, non perché dobbiamo per forza di cose commettere qualche reato, ma non lo so, pure per evitare, ecco, proprio semmai perché è un sito che non conosciamo e non vogliamo che raccolga in qualche maniera nessun dato da parte nostra, quindi potremmo usare questa cosa. Vi faccio vedere in Chrome. Vedete, nuova finestra di navigazione in incognito. Qua proprio come a dire siamo
arrivati a mette pure tutto nero, non ho capito perché cambia, diciamo, i colori. Vedete, ha messo l'alto contrasto praticamente, le scritte bianche e lo sfondo nero, guardi lui. Sì, adesso come i rapinatori, no? Che i topi, insomma, da furto, che si vestono nero per non essere visti. Insomma, non lo so come gli ha fatto in testa di mettere questo. E da questo momento, ripeto, diciamo, la nostra tracciabilità è minore, perché voglio dire, se ci mettiamo a commettere reati, e ce ne stanno di reati che si possono commettere in internet, la polizia postale, se volesse acchiapparci, ci acchiappa lo stesso. Quindi non pensate che basta mettere una finestra anonima per poter fare su internet qualunque cosa. Non funziona così, fortunatamente. Poi che ci sta, c'è il dark internet, no? Se l'avete mai sentito nominare, è praticamente un internet parallelo dove avviene di tutto. Cioè, pensate, ci saranno siti in cui vendono armi o qualcuno offre di poter ammazzare la moglie o il marito, dipende insomma, dall'altro coniuge. Quindi, cioè, c'è sta roba qui. È difficilmente tracciabile, però non è impossibile tracciarla. Va bene? Quindi, questo è un po' come stanno le cose. Continuiamo a vedere se avevamo lasciato qualcosa in sospeso. I filtri, beh, questo l'abbiamo visto quando abbiamo visto, diciamo, vabbè, ActiveX filtering, che gli ActiveX sono, come dire, delle tipologie di file che potrebbero nascondere pure dei virus e quindi c'è la possibilità di attivarli o meno, però insomma non mi sembra di aver visto mai domande in cui questo vi ricordate il livello, la medio, medio alto, medio basso, alto, aggiungere i siti o rimuoverli in un'area di sicurezza. Io li ho visti lì perché ci trovavamo in quella scheda e non ho aspettato di seguire la cosa, ma li rivediamo. I cookie più volte abbiamo detto, no? Sono questi file appunto di piccole dimensioni che servono per accelerare poi un accesso successivo. Chiaramente, se non, quel sito mi imbatto adesso e non ho nessun motivo per tornarci, nessun motivo particolare, potrei tranquillamente non accettare l'attivazione di cookie. Ci metterà qualche istante in più perché, ripeto, oramai pure con effettivamente con una linea a fibre ottiche. Il discorso è molto molto modificato. Invece prima era importante perché quando ti ci metteva 30 secondi per aprire una pagina, se con i cookie attivati ci metteva 15, insomma, capite bene che era un bel risparmio di tempo. Mo se tra 3 secondi ce ne mette 2 e mezzo, insomma, o 2, non è che cambia proprio tantissimo. Questo lo abbiamo visto. La guida in linea, vi ricordate la guida in linea del Windows, no? Cioè tutti, io pure che dissi, tutti hanno una guida in linea non si nega a nessuno. Nella guida in linea ci stanno alcuni, intanto va bene, l'informazione sicuramente può essere utile. Quale versione abbiamo vabbè, Windows 10 lo sapevamo, ma vedete, ci dice la versione di Internet Explorer invece, che è questa qui. Anche se qua non so, si sono basati bene dal metterlo, Microsoft Windows versione 2004. Ma vedete il simbolo di Internet Explorer? Qui da qualche parte vediamo guida di Internet Explorer, attivabile anche con F1. Cioè, praticamente entriamo lì e al solito, vedete, qua ci ha portato pure questo già l'avevamo visto con il Windows, cioè non c'è oramai le guide. Come dire, nel software stesso, proprio perché bisognava installare tutto sto polpettone di guida con il rischio che nessuno proprio la utilizzasse. Invece è così, metti il link a un sito, tanto oramai tutto è velocizzato, può essere più facilmente aggiornabile da chi c'ha quella guida e non appunto in locale che richiederebbe l'aggiornamento del software, quindi non serve, che lui porta a questa pagina. Ogni volta che la pagina viene modificata. Infatti, voglio dire, qualche anno fa non c'era certo scritto di come usare Edge nella guida di Internet Explorer.
E quindi sta lì, insomma, l'utilità è praticamente prossima allo zero, ovviamente. Eccola qui, le varie. La barra degli strumenti pure l'avevamo vista, anzi, vediamo se c'è qualcosa che non avevamo visto. Quindi modifica, sì, vabbè, trova nella pagina, questo è un po' come dire, vabbè, mo scrivo pomeriggio, perché lo sto vedendo. Vedete, appena scrivo pomeriggio, vedete come viene individuato. Però potrei dire successivo, come dire, va un'altra parola dove hai trovato pomeriggio. No, mettiamo Renzo, sicuramente lo troverà più volte. Vedete, successivo, vedete come scorre tutte le volte che trova Renzo, a parte che li ha messi già tutti quanti con l'evidenziatore già, ok? Quindi questo. Poi in visualizza pure, vediamo che potevamo vedere, vabbè, la barra, questa l'avevamo vista, vai a, indietro, avanti, oppure qua c'è una sorta di cronologia delle ultime pagine visitate. Lo zoom, questa è una cosa che ricordo appariva in qualche domanda d'esame. Cioè zoom di un tot, ricordatevi che è un fatto di visualizzazione, cioè potrei voler zoomare, infatti questo si può fare anche con lo scroll bar del mouse tenendo premuto la freccetta, vediamo un po', no, sto provando a fare, no, non è da lì, eccolo qua, il CTRL, scusate, vedete mostro facendo con lo scroll bar sul mio mouse. Va bene, quindi lo zoom mi potrebbe chiedere di impostare una certa, diciamo, percentuale di zoom. La dimensione del testo, dice, come lo vuoi sto tema? A parte, rimettiamo lo zoom normale, giusto per capirci. Ok, potrei dire, però metti il testo più grande, ok? E quindi, non ho capito nulla. Scusate, fatemi aggiornare. Se ne è proprio fregato di questa impostazione. Vabbè, queste non servono. Un schermo intero, giusto per. Vedete, praticamente toglie un po' tutto. Ok? No, come si tornava al coso? Era un bel problema. Con ESC, vediamo un po'. No, F1. Vabbè. Poi in preferiti l'abbiamo visto, strumenti pure ci interessa, beh, quindi la navigazione, diciamo anonima, elimina cronologia, vedete si può fare pure da qui, il filtro ActiveX di cui parlavamo un attimo fa, vediamo che esce, non l'ho mai usato queste impostazioni e non fanno pure parte proprio, niente, le attivate e basta. Andate, vedete, è uscita la spunta. Che volevo dire? Blocco di pop-up, oppure vedete, può essere fatto da qui, anche se l'avevamo messo, visto prima in strumenti opzioni internet, quindi disattiva il blocco del pop-up, oppure impostale, perché io potrei pure dire di disattivarle solo per il sito che ti vado a indicare, ok? E per gli altri invece mantieni, quindi faccio un elenco di dove deve rimanere. Altre cose, sinceramente. Niente, non ci interessa più nulla di questa roba. Fatemi scorrere giusto per completezza. Ancora. Vi ricordate questo simbolo dei feed RSS? Cioè, potrei voler un aggiornamento da quel sito, da quella pagina. Cioè, quando c'è un feed RSS, notate che qui è grigio, no? È disattivato, infatti. Dove stava? Cioè, laddove trovo un feed. Invece è attivo, quindi cliccando, cioè, attiviamo sta cosa. Va bene, il resto mi sembra che almeno su sta parte le tracce dei segnalibri pure ne abbiamo parlato. Scorro, ripeto, per vedere, insomma, se mancava qualcosa. Visualizzare i segnalibri, vedete qua ce ne stanno alcuni, vedete proprio le cartelle che sono chiaramente cliccabili e apre il contenuto. Organizzare i preferiti, rinominare, cosa abbiamo pure visto, esportare e importare i preferiti. Questo no. Andiamolo a vedere. Pure perché questa cosa, vediamo un po', organizza i preferiti, cioè che può essere utile fare. Vabbè, a parte spostare, però anche importare e esportare.
Non mi ricordo se stava qui o da qualche altra parte. Lo vediamo subito. Perché qui non lo vedo sta cosa. Sì, c'è l'elimina e rinomina. Invece fatemi vedere se era proprio in porta ed esporta. Eccolo qua. Allora, vedete che cosa devo importare da un altro browser. Per esempio da Chrome. Vediamo che cosa. Vedete i preferiti. Ok? Lui che farebbe? Andrebbe a chiappare, vediamo se lo fa sinceramente. Vabbè, è vero che non c'era nulla prima. Sì, li ha messi. Vediamo, sono sciocchezze, non so manco io che cacchio è andato a prendere. Però qualcosa ha preso perché non c'era sta roba. Invece, in maniera analoga, dovrei poter esportare. Vediamo un po'. Esporta in un file. Che cosa? Potrei esportare i preferiti, o i feed, o i cookie. Vedete, o una delle tre cose. Praticamente questo sapete che cosa può essere utile. Immaginate che dobbiamo fare una reinstallazione di questo computer del Windows. Nel reinstallare, quindi lui creerebbe un file, i preferiti poi quello sono. Dice dove le devo andare a mettere, vediamo un po', esporta, vedete? C due punti user, Anna Maria, documents, bookmark.htm. Oppure gli dico io, no, mettilo da qualche altra parte, mettiamolo in C, vedete, bookmark. Praticamente, andiamo a cercare, è questo file qui. Che non lo fa vedere? Vabbè. Ah no, perché era Anna Maria. Vedete bookmark, io non lo vedo. Vabbè, insomma, da nuovo perché ho scelto forse una cartella proprio infelice. Ah no, perché non lo finiva. Vediamo un po', l'ha rimesso. Vabbè, comunque. Insomma, in questo modo comunque andiamo, dicevo, ad esportare. Scusate, ma stanno tanto di quelle pagine aperte, li chiudo man mano, se no non ci ritroviamo. Ok? Per poterlo reimportare in un momento successivo, diciamo, quello può essere l'idea. Infatti, vedete qua, per importare, importa da un file, perché prima io pure. Nell'operazione avete notato, ho fatto importa, fatemi chiudere, ho fatto importa dove stava da un browser. Invece se faccio importa da un file, che cosa? Diciamo i preferiti. Infatti metto un nome valido perché questo non l'ha trovato. Vabbè, ma no, a parte insomma. Non l'abbiamo creato prima e quindi viene fatta l'importazione. Facciamo una cosa: qui ci fermiamo. Contenuti del web. Già abbiamo detto, no, che c'è la possibilità di salvare dei pezzi di pagina, no, con quel copia e incolla. Ma c'è anche la possibilità, vediamo se sta aperta in quelli promessi sposi da qualche parte, lo riapriamo noi. Però se mi interessa tutta la pagina. Non solo posso, come abbiamo detto, no, andare a metterlo tra i preferiti, ma potrei anche proprio salvarlo. Qui scusate, era uscita un'impostazione. Ecco qui. Come si fa a salvare questa pagina? File, salva con nome, ok? Cioè lo faccio diventare un vero e proprio file. Fatemi mettere ECDL, anzi, creiamo una cartella. Corso. ECDL 2021. Ok? I promessi sposi, il romanzo sembra mi propone, lo lascio così, vado a fare. Ok? Andiamo a vedere che cosa ha effettivamente messo lì dentro. Qua sta sempre sta roba anonima, queste due fatemi chiudere. Allora, dove è finito corso ECDL 2021? Cerchiamolo un attimino, forse qua sotto. Eccola qui la cartella. Vedete i promessi sposi. Notate una cosa, che ha messo l'icona di Edge. Sapete perché? Siccome lui ha associato il Windows 10 tutti i file HTML a Microsoft Edge, se io vado a fare doppio clic, perché mi ritrova, dice che vuoi aprirlo con Edge? Oppure dovrei io forzarlo e dice no, Internet Explorer usa sempre questo file, ok?
Se no in automatico adesso di default mi avrebbe chiesto. Ok? Notate che adesso, vediamo se la riapre, intanto vedo ancora bianco. Comunque, vedete nella barra di indirizzo c'è il file. Ho capito perché non si vede nulla. Recupera pagina web, non so che è accaduto. Va bene, comunque abbiamo creato il file. Eccolo qua. E infatti, ecco, l'ha recuperato e non stiamo su internet. Notate che c:// users, ok? E non, diciamo, che se avesse aperto la pagina, non era il file che invece abbiamo creato questo, ok? Quindi abbiamo la possibilità proprio di salvare la pagina. Ma anzi, vi dico di più, una delle cose che possiamo fare, salva con nome, non per forza in HTML, anche in file di testo. Vediamo che succede. Promessi sposi. Un po' questo è una piccola modificazione di quello che vi suggerivo. Cioè, se volete prendervi il testo da una pagina, fare salva, copia, incollare nel blocco note, poi dal blocco note ricopiare, incollare in Word. Lì va bene se devo fare un piccolo pezzo di quella pagina. Invece, se voglio tutta la pagina, vedete, lui mi ha messo, cioè, qua c'è tutta una serie di cose che ha copiato, che non è il testo effettivamente, perché insomma, vediamo dove inizierà il testo. Prima o poi tutta questa schifezza, eccolo qua. Quindi, tutta sta parte iniziale, vedete che lui ha ricopiato. Chiaramente potrei prenderlo e cancellarlo, eh? Che il testo, vedete, il romanzo, questi erano i menu, notate, e poi è iniziato il testo, vedete? Però il bello è che questo testo non ha nessuna formattazione, se non che qui dopo la virgola qualcuno ha messo l'invio, è andato a capo, ok? Quello sì, vedete? Ha ripreso esattamente. Cioè, quello che stava nella pagina, vedete? Ma solo il testo di quella pagina, chiaramente le immagini non ci sono. O tante che ci troviamo, tante da qualche parte prima o poi l'avremmo visto. Come si salva un'immagine invece? Con il tasto destro, stanno varie voci solitamente, cioè salva immagine con nome. Vedete, se andate pure su Chrome, vediamo un po' di aprirlo. Allora, ho aperto Chrome, diciamo di voler salvare questa immagine. Vedete le voci, insomma, dovete stare un po' attenti perché copia immagine, come se facesse un copia, però certe volte quando. Si porta nel Word, insomma, può essere che non l'ha copiata bene. Invece, se voglio farlo diventare un'immagine del mio computer, salva immagine con nome, gli dico pure in che cartella andarla a mettere e lo vado. Vedete, lui mi propone sto nome astruso. Potrei mettere Manzoni foto. Ok? E quindi salvarmi. Qui era un po' più semplice perché vedete, difatti c'era poco da imbrogliarsi perché non c'è il, almeno non mi serve, c'è il copia. Lì invece alla destra hanno messo sto copia immagine. Quindi salvo immagine con nome, assolutamente in maniera identica, vedete? Mette il nome che c'ha il, che ha creato il file, ma nulla toglie che possiamo chiamarlo come ci pare. Vediamo un po' che cosa. C'è ancora, quindi salvare e copiare i contenuti. Il copiare l'avevamo già visto, vi ricordate? Ecco, c'era il salvo immagini, l'abbiamo solo anticipato in pochi secondi. Dicevo, invece il contenuto basta semplicemente. Io voglio queste poche righe, tasto destro, copia. Sia chiaro, potrei fare l'incolla anche direttamente in Word, o dove mi pare, dove ci sia un editor di testo, però insomma io lo sconsiglio. Vediamo che c'è dopo, ma mi sembra che abbiamo visto un po' tutto quanto. Le opzioni di stampa, beh, qua sono molto simili, infatti ve l'ho dissi già a quelle che abbiamo visto con, vi ricordate, già il blocco note, quindi stampa. È successo? Forse perché non ho una stampante installata, non so, così. Vediamo se riesco a aprirlo, ma mi dà qualche. Ah, ecco qua, ha fatto l'anteprima. Ok? Invece stampa, non ho capito perché non. Anteprima me l'ha aperta.
Prova a chiuderla. Eccola qua. Vedete, posso scegliere la stampante, lui mi propone quella predefinita, vedete, questo con il pallino verde, oppure sceglierne un'altra se sapessi che è utile. Che cosa stampare? Tutte le pagine oppure anche qui, no? Pagina 1, 3, per i siti web è un po' più complicato dire stampa questo o quest'altro, insomma, capite bene. Quante copie? Per esempio, se metto due copie, tre copie, e potrei far fascicolare, ok? Quindi un po' tutte le cose, già ripeto che abbiamo visto la schermata era proprio identica nel blocco, quindi lanciando la stampa chiaramente viene stampata. Lanciare insomma una pagina, la stampa di una pagina web è una cosa che si fa poche volte, tranne che proprio non vogliamo cristallizzare ciò che c'era scritto in quel momento, solitamente si salvano più che fare queste cose stampate.